questa serata sul tema del lavoro partendo da Peggy e le sue osservazioni. Ma abbiamo discusso un po' del lavoro, abbiamo cercato di chiarire il suo significato positivo in contrasto con quello negativo, abbiamo mostrato l'intreccio tra le due dimensioni, tra il lavoro ripetitivo, servile e il lavoro creativo, innovativo, abbiamo cercato di mettere in relazione le due dimensioni, pare che sia andato tutto bene. Qual è il lavoro degno di noi uomini? Labor o opus? Labor o poesis? Noi siamo naturalmente servi o poeti? Non è una domanda retorica, la chiedo sul serio. È coerente con il mio essere, cioè quando io rivendico un lavoro in cui io possa esprimermi, in cui io possa essere, di cui io possa essere soddisfatto e che è sacrosantemente giusto volere un lavoro in cui io mi esprima e sia soddisfatto, lo dico non per ragioni generiche, ma perché soltanto questo esprime l'essenza del mio esserci. Qualsiasi altra concezione del lavoro è una concezione servile, ma io non sono, l'essenza del mio esserci mi dice che non sono servo. Perché? Perché quando parlo esprimo la mia essenza come libertà. Libertà da che cosa? Da ogni dato, da ogni datità. E quindi non ha senso parlare di lavoro, e tantomeno di lavoro nel senso creativo, eccetera, di piena soddisfazione del nostro essere dotati di linguaggio, che ho detto prima, se non lo inserisci in una città che ha senso di pudore e di rispetto per l'altro e di giustizia. Che una società, che un sistema tenda a liberare il lavoro, non soltanto a darlo, ovviamente, ma anche a liberarlo da tutti quei condizionamenti che possono renderlo servile, tra virgolette, in tutte le accezioni del termine, debbo anche sapere che è mio dovere vivere in una città con senso di aidos e dike, di pudore e giustizia. Altrimenti la mia richiesta di un lavoro libero è del tutto incoerente e illogica, immotivata, infondata. Se chiedo un lavoro libero devo rendere giustizia all'altro, rispettarlo, l'altro, perché altrimenti devo sapere che la mia tecne, il mio interesse, per quanto apparentemente legittimo, alla fine evidentemente in quanto tale, in quanto separato dall'insieme, dall'integrità di Edos e Dike, finirà col confliggere con gli altri. L'uomo non può vivere servo. Non può vivere servo. E quindi è saggio per tutti che si organizzi una comunità, una società in cui si riconosce questa naturale tendenza dell'uomo all'essere libero e la si risarcisca a tutti i livelli, dalla formazione al lavoro, alla politica, a tutti i livelli. Altrimenti tu crei le condizioni per catastrofi.